I matematici affermano che la figura fondamentale della geometria è il triangolo. Ma non c'è bisogno di essere dei matematici per affermare che il triangolo, l'eterno triangolo, è anche la figura fondamentale nei rapporti fra i due sessi. Dateci un lui e una lei e vi dimostreremo che immancabilmente viene sempre fuori un altro o un'altra a formare il solito triangolo e a rovinare tutto. Veramente molto gentile, non sapevo proprio come cavarmela. Ma non si preoccupi. La donna degli altri è sempre più bella. Chissà poi perché, ma la donna degli altri è sempre più bella. Guardatele queste donne degli altri. Ce ne sono per tutti i gusti e per tutte le statistiche. Come saprete, secondo un'autorevole statistica, per ogni uomo italiano ci sono 7 donne. Questo che vedete è il territorio di caccia ideale. Una spiaggia alla moda, popolata di facili prede. Ragazze in cerca di marito, mogli in villeggiatura. Le mogli degli altri, naturalmente. Dai, spingi! Non ce la faccio! Faccio io! No, meno male. Grazie! Ciao! Ciao! Bagnino! 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 Eccolo qua! Avvicini un po' l'ombrellone, ho tutto il sole in faccia. E non posso prendere troppo sole. La bronzatura invecchia, non trova? Lei deve aver già preso un sacco di sole, eh? Come? Però non è invecchiata. Ah, caro. Bagnino? Mi spargi un po' d'olio, per favore. Ma io faccio il bagnino. Prego, c'è! C'è che devo piantare gli ombrelloni, devo portare le sdraie, poi devo guardare i mosconi e c'è un sacco di gente che mi chiama. Credete che l'ho chiamato io? Ma io devo controllare anche i bagnanti, guardarli. Sorella qui li vede benissimo. Mi spagni un po' d'olio. Lo usi pure tutto? Sì, va bene. Ecco qua. Qui insomma. Ecco, finito. Che modi? Giovanotto? Giovanotto? Non ci siamo, eh? Perché? No, perché io ti ho preso credendo che tu eri un ragazzo sveglio, intelligente, ma vedo che non hai capito proprio nulla. Perciò se ti vuoi conservare il posto... Come no? Finto di entrare adesso, questo è il primo lavoro che ho trovato. Ah, ecco, bravo. Quindi ricordati che questo è uno stabilimento particolare, frequentato da una certa elite. È una specie di club. E i nostri bagnini non sono bagnini. Bagnini. Ma non bagnini, bagnini. Per spiegarti, sono una specie di hostess. Le hostess gentili, delicate, con i clienti. Insomma, sono delle piccole geishe. Tu sai che cosa sono le geishe? Che cosa ti sei perso? Io sono stato 10 anni laggiù.
Le geishe sono quelle giapponesine tutta grazia e fascino e che sanno procurare ore piacevoli a chi le avvicina, al cliente. Ad ogni modo, tu da oggi sei una geisha. E le nostre clienti non sono clienti, sono ospiti. Perciò tutto quello che loro ti dicono che vogliono, tu le devi accontentare. In tutto, capito? In tutto. E come in tutto? In tutto, che vuol dire in tutto? Tutto, tutto. Tutto. Danilo! Danilo! Tutto, tutto, eh? Eccomi, signorina. Signora, prego. Oh, scusi. Per favore, mi può aprire la sdraio? Mi ci sono chiuso un dito. Quale dito? Questo. Oh, poverino, si è fatto la bua, cicini, non... Ma cosa fa, giovanotto? Mi apre piuttosto la sdraio. Cin, 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 sono la geisha. Dunque, di qua... No. Allora... ste sdraie. Un giorno te le costruiscono per così e l'altro giorno le fabbricano dall'altra parte. Ecco qua. S'accomodi, va. Grazie. Ecco. Ha bisogno di nient'altro? No, grazie. Ci sposta un po' l'ombrellone? Perché? Va benissimo così. Ci gonfio il materassino? No, no, materassino. E allora le spalmo un po' di olio sulla schiena. Ma giovanotto! Sa, lei mi deve scusare, ma vede, il nostro stabilimento non è uno stabilimento. È un club. E noi non siamo dei bagnini, siamo delle geise. Sa cosa sono le geise? No. Ah, cosa ha perso. Io sono stato là 10 anni. Vede, le geise sono delle... Insomma, ecco, io sono una geisa. E lei non è una cliente, ma è un ospite. E noi dobbiamo cercare di soddisfare tutti i desideri delle nostre ospiti. E le posso esprimere un mio desiderio? Mm-hmm. Mi si tolga dai piedi. Beh, ma... Caro Giorgio! Quello arriva muscolino. Ma che voleva quello? Niente, un povero idiota. Ma che vuoi, che le signore giovani e buone sembra chi scherza di noi? E quello, c'hanno il marito, c'hanno l'amante. O c'hanno tutte e due. E allora noi con chi è che dobbiamo fare le geishe, eh? Con le vecchie tardone? Ah, i tardone, il bagnino, gli piace un mucchio. E lo so che gli piace. Ma quale tardone piace solo io, vengono tutti addosso a me? E che vuoi, che vanno addosso a quello? Renato, Renato, Renato... Amore, che te ne vanno addosso le donne? No, lasciatemi perdere, che devo finire il pullover per Giorgio. Renato, Renato, Renato... Ma cos'è? Ah, ma così le donne a lui gli danno fastidio. Bagnino! Bagnino! La signora del 20, mo te sei ripulito con quella. O so io cosa ho dovuto fare per liberarmi. Lo so io cosa devo fare per liberarmi. Bagnino! Bagnino! Sì? Avanti! Ah, ti dispiace allacciarmi? Subito. Ah, è troppo stretto! Oh, scusi. Scommetto che sei più capace a spogliarle che a vestirle, le belle donne. Oh, le ho fatto male, scusi, oh, mi dispiace. Oh. Non importa. Di un po', che fai stasera? Non lo so. Perché? Il mio autista è in ferie. Ah, sì? Sai guidare l'automobile? No, guido malissimo. C'ho una paura, sono terrorizzato. Con tutto questo traffico, queste macchine, camion, biciclette, lambrette, bzzz, così. No, uno spavento. E poi sa cosa ho? Ho paura e freno di colpo. E così tutti quelli di dietro, patapà, patapan, con dei colpi dietro. Non importa! Potrei guidare io. Sempre che tu abbia del tempo, naturalmente. Sì, del tempo, cara mia, magari del tempo col mio Ramon. Ah, ramendagli i calzini, stirargli le camicie, smacchiargli i pantaloni. Si sbrodola sempre di anguria. Ah, senti un po', signora. Lei punto erba, come lo fa? Incrocia gli uncinetti prima di ammagliare oppure fa il punto giorno così e poi prende e riporta? Veramente? Non saprei. Ma no? Telline, telline! Sono fresche? Sì, freschissime. No, no, niente telline. Ah, ma guarda che bellino che è. Tutti abbronzato, con gli occhi azzurri. Come sta bene? E che bel faccino selvaggio. Beh, caro, posso fare da sola, caro, vai. Senta un po', signora, quando questa Gepier non le serve più, che è una Gepier bellissima, così pratica, senta, se me la regala, così me la metto qua in vita, la stringo un po' sotto lo smoking. Sì, caro, te la regalo, te la... Oh! Chi è?
Sor Bagnino Salvatore, nel segnare mano, dai a far l'amore. E se passa la bella, mi butto a nuotar? E se passa la vecchia, lascio affogare. Ah, vedete, Sor Paolo! Sei solo? No, c'è mia moglie che si sta cambiando. Bel ragazzo, Bagnino nuovo, eh? Eh sì, proprio bellino. Sì, dunque vediamo. Alto, bruno, longilineo, occhi azzurri, naturalmente volgare e ignorante. Sì, proprio il tipo che piace alle donne comuni. Peccato che... Peccato che cosa? Non mi dica che non lo sa, signora. Ma che cosa? Come diventano stupidi gli uomini gelosi. Se lo sanno tutti, andiamo. A chi? Oh, no. Ma dove siamo arrivati? Anche i Bagnini. Ecco, signore, ho messo a posto tutto, può anche sdraiarsi. Arrivederci. Ramon, Ramon, veni, coraggio. Eh già, guardatelo, guardatelo, tutto mussettine. Ecco, la bisogna che vada, di telefono oggi pomeriggio. Ma che cos'è quella suocera? Dillo a me. Buongiorno, mamma. Ciao, caro. Ciao, amore. Ma sei impazzita, voi ti affoghiamo nel ridicolo qui sulla spiaggia davanti a tutti. E tu, quello che stai facendo non lo fai davanti a tutti? Ti prego, calmati. Sei in via di scenati. E va bene, siccome io no, me ne vado. Buongiorno, mamma. Ciao, caro. Ma lo hai visto? Lo hai sentito? Ma Sabina... Che Sabina? Io chiedo la separazione legale. Tu, come corri? Siediti. Oh, no, mamma. Guarda... Mi hai fermata 100 volte, ma adesso sono proprio stufa. E sì, ma non è il sistema migliore. Vedi, cara, anche tuo padre, buon'anima, correva dietro a tutte le donne. Gliel'ho fatto passare io quel vizio. E come, papà? Gli ho riso pan per focaccia. Cosa? Tu hai fatto una cosa simile? Ma mamma, ma... Sciocchina, per finta, naturalmente. Mi è bastato farglielo credere. E anche a Paolo, se tu fingessi di avere qualcuno, dovrei cercarmi un corteggiatore. Ma non avresti bisogno di cercarlo tanto, vero? Ma è pericoloso. Pericoloso? E perché? Perché? Perché anche se Paolo non lo vede, io... Quando un uomo è lì... Ah, sì, sì, hai ragione. E se non fosse un uomo? Cosa vuoi dire? Lascia fare a tua madre! Mi dispiace, caro Walter, le stiamo rovinando il suo pomeriggio di libertà. Ma cosa dice? Ma chi sperava di passare un pomeriggio con lei? Lo sa che lei... Cosa? Dicevo, lo sa che lei sta benissimo anche vestita? E poi cos'è di adorabile questo vestitino così bordato di nero con questa cintura abbandonata a sacco? Ci ha fatto un grosso piacere. Non è bene che due signore vadano sempre in giro da sole. Invece oggi abbiamo un uomo. Ma sì, dove sta? Sta venendo? Ma è lei, no? Oddio, che stupido, scusi. Scusi, Walter, vado a fare una telefonata. Ci scusa, vero, Walter? Prego, signora. Andiamo, cara. Pronto, Paolo? No, no, non sono in spiaggia, sono in un bar con la mamma. Digli che torniamo verso le 7. No, non posso, dobbiamo fare delle spese. Sì, verso le 7, credo. Scusi, sa? Prego. E la mamma? La mamma è rimasta al bar con delle amiche. Non avrà paura di compromettersi con me? No, è anche devo andare a riparare un moscone rotto. Ma sì, ritorna verso le 7. E adesso sono le 4:30, abbiamo tutto il tempo. Ci incontriamo tra 10 minuti davanti al piccolo bazar, va bene? Ma no, Paolo, non te lo so dire. Sono ancora in costume da bagno. Ti richiamo fra 5 minuti. Ciao. È lei, mamma. Ciao, caro. Che cosa stavi facendo? Niente, davo un'occhiata ai giornali.
stando in villeggiatura, niente quotidiani, niente TV, e si finisce con non sapere quello che succede nel mondo. Hai proprio ragione. Guardi qua, la tensione fra americani e russi si acuisce. Proprio così. Ma Sabina non stava con lei, mamma? Ah, sì, caro, mezz'ora fa. Poi le ho detto che andavo a Santa Marinella e sono venuta via. E poi ho cambiato idea e sono venuta qui. Permetti? Soraya perdutamente innamorata di Silvio Noto. Credi che si sposeranno? Ma no, sono anni che gli americani e i russi litigano e poi non succede mai. Sì, proprio come marito e moglie. Litigano sempre e poi si vogliono bene. Cosa mi dicevi di Sabina? Niente, credevo che fosse con lei. Ma caro, ti ho detto di no. Abbandona il marito per fuggire con il suo autista. Sabina è andata a fare una passeggiata in automobile. Da sola? Ma come? Se non sa quasi guidare. Oh no, caro, non ti preoccupare, non era sola, era in compagnia. Compagnia di chi? Non lo so, non me l'ha detto. Ma stava con un uomo? Non mi ha detto neanche questo. Bene, mi fa anche le scenate, tira gli schiaffoni sulla spiaggia. Bene, bella commediante sua figlia, e poi lei glielo permette. Ma le ha detto almeno dove andava? No, mi ha detto soltanto di aspettarla alle 7 al bar Pineta, prima che rientrassi in casa. Per avere la giustificazione che tornavate insieme a casa. E va bene, vuol dire allora che saremo in due ad aspettare, va bene? Pronto? Allora va bene, Paolo, ci vediamo tra 10 minuti. Sì, buonasera, commendatore. No, non posso più venire all'appuntamento. Eh? No, non insista. A me? Ma facci te! E così anche questa è finita. Io capisco benissimo, lei avrà anche ragione. Però non fa bene fare quello che fa, sa? Ma perché? Io voglio bene a mio marito e se in questa maniera me lo posso riprendere. Lo capisco, ma allora perché metti di mezzo me? Io in queste cose non mi ci trovo bene, mi sento un po' disagio. Ma lei non mi deve mica fare la corte. Sì, ci mancherebbe altro che le facessi la corte. Lo sa che per me lei è come una sorellina. Ma che cosa fa? L'abbraccio. Ma sa, è come se non abbracciassi. Ah, lo so, per lei abbracciare una donna. Ah, non sento né caldo né freddo. Non prova proprio niente. Nessuna emozione. No, proprio niente. Perché, non mi crede? Oh, sì, sì, la credo. E, senta, non ha mai baciato una donna? Baciare una donna io? Non sono mica un degenerato, sa? Ma ha provato almeno? No. E se non l'ha mai fatto, come fa a saperlo? Non lo so. Forse glielo do io un bacio. No, su un bacio a me, su, non si ridicola. Sulla fronte? No, sulla fronte no. Sulla fronte mi dà un fastidio, mi vengono tutti i brividi lungo la schiena, così. Lo dia qui sulla guancia, qua. Beh? No. Non ha sentito niente? Non un granché, una cosa morbida, che poi è andata via subito. Io lo so, io penso che sulla bocca non riuscirei a tollerarlo. Vogliamo provare? Uffa, ecco subito, vogliamo provare? Uffa. E vabbè, proviamo. E adesso? Adesso un po' meglio. Però non è sto granché. E adesso? Adesso... Adesso... Walter, che cosa fa? Faccio il bagnino, sogno del mare. Durante l'estate e all'inverno faccio il cameriere alla Villa dei Pini. Ma mi lasci andare.
Ma chi lascia andare? Lei mi ha guarito, non capisci che mi ha guarito? Lei è la benefattrice dell'umanità, miracolo, miracolo, mi ha guarito, miracolo! Sono già le 7:15. Ma che fa, un minuto più, un minuto meno? Se è con un'amica, come spero, dovrebbe arrivare in compagnia. E perché? Se viene sola? No, se viene sola andiamo a ridere. Deve giustificarmi le 2 ore e mezzo dove è stata fino adesso. Ma no, eccola! Oh, ma non è mica sola. No, no, sta con un uomo. Ma quello è il bagnino, la geisha. Volevate ingelosirmi, eh? Sì, Paolo, per questa volta è andata così. Ma attento, se continui a provocarla, la prossima volta potrebbe essere un uomo vero. D'ora in poi, mamma, sarò un perfetto marito, bene? Buonasera, signor Paolo. Grazie tante, ci sei stato veramente utile. Guardi, signora, per me è stato uno sforzo, ma se un'altra volta hai bisogno mi chiami pure, sa? Allora stasera, sei libero? No, devo finire il pullover per il mio Ramon. Buonasera. Chi è? Chi è? È il bagnino Zanettoni che te magnan du bocconi. Bagnino! Questa è la grassura del 35. Vengo subito, signora, permetto? Lei, la donna dell'altro, è soddisfatta. Lui non era uno di quelli. La morale della storia è che non ci sarebbe stata storia se lui fosse stato amorale. Se invece fosse stato anormale, il tutto sarebbe stato moralissimo. Pardon, normalissimo. Ricordate i promessi sposi, il fidanzato, la fidanzata e il prepotente che la concupisce? Non sono più una prerogativa dell'industria e il ricco settentrione. Oggi, grazie alle previdenze in favore del mezzogiorno, l'eterno triangolo si è trasferito da quel ramo del lago di Como nella piana sicula di Canicattì. Ca allobara finisce. I mafiosi! Toretto Magrè, esci fuori che a casa te bruciamo. Toretto Magrè, dove sei? Casogno. Dov'è Carmelina? Nel continente sta. La faceste fuggire, eh? La faceste fuggire tu? Il dottore disse che aveva bisogno di cambiare aria. Aria di continente aveva bisogno. La faceste fuggire perché te dissero che io la circuivo. Io non credo mai alle maldicenze. Verità è. Avvocato. Notoriamente Calogero Merendino, come suo padre e suo nonno in questo paese, ha il diritto di coricarsi con tutte le femmine illibate prima che esse convolino a giuste nozze. Ragioniere. 39 furono, femmina più, femmina meno. Ancora non hai chiuso i conti di sto mese. Questo mese i conti si chiudono col coltello, perché Carmelina non è più illibata. Illibata non è. Roma, data del timbro postale. Come da informazioni assunte, risulta che la sullodata Carmelina Pipitone lavora in teatro e nella fattispecie al Teatro dei Satiri. Ecco fosse fedoso che ha scritto queste cose. Un mio amico carabiniere. Ah. Capiste? Il Teatro dei Satiri. E chi sono ste satiri? Avvocato. Secondo l'antica mitologia greca, divinità minori erano, dotate di sembianze umane ma con le corna in fronte come il diavolo. Il corpo coperto di fitto pelo e al posto degli arti inferiori, i piedi, zampe di capra. Venite ai giorni nostri. Ai giorni nostri vengono chiamate certi individui licenziosi e cattivi che smodato interesse per le femmine giovani nutrono e abuso ne fanno. Non ci posso credere. E ci devi credere. Beh, fiducioso sono. Cornuto sei. Ah. Alle corne onorate di un capomafia, quella dei satra hai preferito. Beh, corna di famiglia sono, voi non c'entrate. Giustissimo. Tu sei il fidanzato di Carmeline, allora aspetta a te a recarti a Roma e vendicare prima l'offesa fatta a mia e a tia di conseguenza. Subito parto, ora ora. E io vengo con tia. Con mia. Con tia. Scusasse, possia, queste sono cose familiari, cose delicate, corna personali. Tieni lì il casapone, piglialo. Un lupiglio, paura io. Se non lo pigli, t'ammazzo. Un piglio.
Scusasse, vossia, non è meglio prima chiedere spiegazione e dopo... Prima l'ammazzi e dopo chiede spiegazioni. Mo' fidanzato io sogno. E a te ho dato il coltello per Carmelina. Ma io veramente... Upig, l'ammazzo, l'ammazzo. Dov'è Carmelina che l'ammazzo? Zitto. Qua in continente siamo. E dobbiamo fare le cose fatte bene. Ma come incontri Carmelina e l'ammazzi così davanti a tutti? Questi barbari non capiscono il delitto d'onore. E sono capaci di mandarti anche in galera. Noi a Carmelina la dobbiamo pizzicare da soli a soli. E nessuno deve sapere chi siamo. La cerchiamo in punta di piedi e l'ammazziamo in punta di coltello. A lei? Domanda. Scusasse, informati. E beh? Calmo, stai calmo. Su, vieni. Mi prendi? Lascia che ti prenda. Dai, prendimi. Le farfalle umane. Satiro, Satiro. Satiro. Scusasse, signor Satiro. Ho capito. Dobbiamo cercarla da soli. Vieni. Nuda è! Carmela! Ma che è Carmela? Femmina di teatro, bellissima, una visione! Via fuori, sudicioni! Custode! Guglielmo! Sempre in verità, io vi dico, teatro è passione. Teatro è dedizione assoluto, dedizione completa e totale. C'è il maestro, silenzio. Perché teatro è come mostro enorme, che vuole di noi tutto, tutto pretende di noi. Teatro è Moloch. Questo grande Moloch ha bisogno di sacrificio. Ma sacrificio non è soltanto applicazione di teatro. Sacrificio è anche perché teatro vuole assoluto abbandono di ogni personalità. Quando si entra in teatro si lascia cappella, si lascia cappotto, si lascia tutto, si è altra cosa. Si è soltanto appartiene di teatro. Mascalzoni villani, venga Guglielmo, maleducati. Hanno avuto coraggio di entrare in mio camerino mentre ero nuda. Andiamo, andiamo. Un momento, metta giù le mani. Che momento? Noi cerchiamo una persona. Controllati, noi cerchiamo un artista, una certa Carmelina. No, qui non c'è nessuna Carmelina. E poi venite via se non fate passare un guai a me col maestro. Su, su, le aspetterete fuori. Andiamo, andiamo, andiamo. Su, su. Ai, via, via, via. Andiamo, andiamo. Posso riprendere, caro? Ah, uffa. Dunque, inoltre dovete pensare che teatro è morto, teatro scritto, teatro di autore non è più. Questa grande rivoluzione che io voglio fare, che attore su palcoscenico deve dire quello che lui ha, quel che lui ha dentro di pancia, quel che lui vuole, perché soltanto così attore manifesta sua verità. Da Carmelina Pepetone, un artista. Io qui le artiste le conosco tutte, ma sta Carmelina Pipitone proprio... Eppure lavora qua. Ce l'ha scritto un carabiniere. Ma cosa volete che vi dica? Ci avrà forse un nome d'arte. Nome d'arte? Nome de battaglia, come le bottane. Guglielmo! Vengo. Insomma, per me state perdendo tempo. Arrivederci. Oh, qui c'è l'omertà, la nascondono. Dobbiamo cercarla da noi, vieni. Oh, che bel castello. Ma no, cosa hai in bocca? Oh, che bel castello, Marco, un di rondello. Avanti, ripeti. Oh, che bel... Ma no, oh, che bel castello, Marco, un di rondello. Ripeti. Oh, che ma bello. Vai via! Vai, vai via che non sai fare niente! Vieni tu, tu, sì. Vieni, fai vedere che tu sai fare meglio. Su, avanti. Oh, che bel castello, Marco, un diro. Avanti, ripeti. Oh, che bel castello, ripetere! Oh, che bello. Ma questo non tiene nemmeno fiato, vai via! È una cosa semplice questa! Una cosa semplicissima che anche cretino sa fare! Vieni tu!
Su, vieni coraggio. Vieni, vieni, che non ti mangio. Vieni, vieni coraggio. Fai vedere a questi miei allievi idioti che anche cretino sa fare questo. Ripeti con me. Uo che bel castello, Marco Ondiro, Ondiro, Ondello. Uo che bel castello, Marco Ondiro, Ondiro, Onda, dire. Uo che bel castello, Marco Ondiro, Ondiro, Ondello. Uo che bel castello, Marco Ondiro, Ondiro, Onda. Che cose meravigliose che è questa! Cose grandi! Allora tu sei anche capace di ripetere giro, giro, tondo, cavallo in vero tondo? Giro, giro, tondo, cavallo in vero tondo. 150? 150. La gallina canta? La gallina canta. Che cose straordinarie, che cose meravigliose, che belle che è questo! No, 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 niente di grave, niente, questo è stato uno svenimento di gioia, perché io ho trovato finalmente il primo uomo in Italia che quando io dico una cosa, lui ripete tale quale come io ho detto. Che meraviglia, tu grande attore sei, grande attore, tu devi rimanere con me, vieni, vieni, vieni che voglio misurare la tua possibilità fisica, vieni, vieni, ti dico, vieni, vieni, e vieni, ti dico. Ma a quest'ora si presenta lei, signorina? C'è ragione, ma stamattina c'era lo sciopero dei tram. Il maestro è già quasi un'ora che ha cominciato le lezioni. Un'ora? Un'ora. Oh, che peccato, ora corre a cambiarmi. Vada, vada. Ecco, misurazione di testa già segnata, molto bene. Vediamo dentatura, ottimo. Occhio, vivo, molto bene. Adesso io ti lascio con te, adesso vado da mia allieva, tu fa preparare lui scena 48 bis barra 8. Quello di Ulisse che torna di lunghe siglie e trova sua moglie Penelope in istanza che aspetta lui fedelissima, no? Allora io adesso vado, tu intanto prepara. Che fa? Che tocca? Mi ascoltate. Silenzio! Maestro disse di fare silenzio. No! Senta, lei non sa... Silenzio, silenzio, sentite cosa ha detto il professore. Silenzio, silenzio, silenzio. Ah. Perché corpo di attore, quando è supino, è come pronto a ricevere idee di divinità, che si imposta... L'allievo è preparato, conosce la situazione. Sì. Aspetta da lei soltanto la scintilla. Sì, io devo dare a lui scintilla. No, fermo! No, io ti devo dare scintilla. Dunque, tu entri in questa scena. E quando entri che cosa vedi? In questo momento tu vedi tua donna che ti ha aspettato fedelissimamente per 10 anni senza mai tradire te, senza mai aver baciato altro uomo. Allora tu cosa dici? Spontaneamente! Tu devi dire quello che tu ti senti, io non devo dire niente. Io sono sicuro che da te verrà vera battuta. Sì, adesso tu entri dentro, vieni, sì. Ti giri intorno, vieni, 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 gira intorno, guardati intorno, gira, guarda, quando tu vedi donna che io dico, tu di battuto, sì, sonto spontaneamente di quello che tu senti, sì. Disonorata, svergognata, io t'ammazzo. Bellissima situazione di teatro, stupenda questa che è. Turino, che venisti a fare tu qua? Come svergognata, che venne a fare? Tu donna di teatro diventaste e ti permette di dire a me che venne a fare? Come ti permetti di dire a me donna di teatro? Donna di pulizie sono e illibata. Ah sì, e ora io che faccio? Prima l'ammazza e poi chiede spiegazioni. Illibata, eh. Ma allora equivoco ci fu. Equivoco ci fu, Carmela, vieni fra le mie braccia. Un momento, questo amplesso aspetta a me. Carmela, donna mia! Sei illibata, prima me ci devo coricare io. Ci pare bello, ci pare giusto a vostia. No, non a me, a pubblico questo! Ci pare bello, ci pare giusto a vostia. Io innamorato sono di Carmela, fidanzato legittimo sogno. Ah, magnifica situazione di teatro! Questo povero piccolo uomo che difende suo amore contro questo falco, contro questo avvoltoio! Ma che avvoltoio e falco? Io Calogero Merendino sono, e questa donna appartiene per prima a me. Sì, ma qui nel continente siamo, e Carmelina nel continente io me la sposo. E io la posseggo per primo anche nel continente magari. Tu non la tocchi. Bellissima questa situazione. Basta, stufa sono, e a nessuno appartengo. A te, Turiddu, mai tamai. E hai il coraggio di dirmi queste cose in faccia, al pubblico. Ma quale pubblico? Bella Carmelina, allora per me ti conservasti illibata. Né per te, né per lui. Io voglio essere la donna del mio amore. Del tuo amore? E qua? Un uomo affascinante, un uomo
uomo pieno di sentimenti, un uomo straordinario. Dove? Dove? Fosse pure in capo al mondo, lo cerco e l'ammazzo. Lo cerca e l'ammazza. E qua è, in mezzo a noi. Chi è? Egli è il maestro. Calma. Questa piuttosto adesso come situazione di commedia brillante. Che... Commedia brillante. Qui la situazione è tragico-drammatica, perché ora Calogero Merendino t'ammazza. No, un momento, no, no. Teatro a questo punto non può essere tragedia. Teatro è scherzo, teatro è divertissement. Adesso a questo punto che cosa succede? Che lei ha dichiarato suo amore e lei viene verso suo amore, no? Via quel brutto coltello! Che questo non consente situazione. In teatro che ci sia coltello, niente che ci sia sangue. Consente o non consente, io a questo punto... Silenzio, ho detto che non consente! Beh, veramente... Ha detto che non consente! Ma insomma... Aspetta! Tu, Carmelina, vieni in mie bracchie, che io ti abbracchio e ti difendo contro questi due pretendenti che vogliono te e non hanno te, ma troveranno amore altrimenti. Sì, perché anche loro hanno diritto al loro amore. Noi due non ci siamo mai amati. Appunto per questo. Ora, se Carmelina fosse stata donna che avesse voluto stare con lui prima che con te, che cosa avrebbe fatto? Allieve, fai vedere questa situazione. Hilde, fai vedere tu come in questa situazione tu faresti, va? Ripeti, di tua verità. Devo dire la verità? Sì. Bene. Allora, guarda. Che sei un mascalzone, un porco, un cretino, un imbecille! Benissimo, benissimo! Io sono stata con te solo perché tu eri maestro e così io poteva essere tua miglior allieva. Se vuoi sapere la verità, io sono venuta in Italia per trovare un vero uomo italiano, un maschio. E ora l'ho trovato. Bellissima la mia visione! È lui un uomo violento, un uomo pieno di passione. Ma brava! E io ora che questo fanciullo tenero tengo in mie braccia, illibata, la tengo per me. Un momento! Illibata va bene, ma che se la volessi illibare vossia... No, al pubblico! È la solita storia. Quando si è in troppi a correre dietro alle donne degli altri, qualche volta sono proprio i legittimi pretendenti a finire a schefeo. La violenza non serve. Conquistare le donne degli altri non è difficile. Basta avere, che so, un conto in banca, coperto, un'automobile fuori serie, un paio di pellicce da regalare, sì, una di visone e l'altra di cincillà, e magari anche un accenno di dirittura morale. Mi dispiace moltissimo. No, mamma, non è proprio possibile. E questa sera Mario c'ha una riunione importantissima. Sì, con quelli del comitato per la protezione della giovane. Lucia, dove sono i fazzoletti bianchi? Ma stanno nel secondo cassetto, lo sai. Non trova mai niente. Se non ci sono io non si sa vestire. Dunque, mamma, ti dicevo, se danno a lui l'appalto per la costruzione della casa della giovane... ma è una grande vittoria. No, mamma, che dici? Non tanto per i soldi, quanto per il prestigio. Uè, dico, ma scherzi, Lucia. Io direi non tanto per il prestigio, quanto per i soldi. Mamma? Sì, è mamma. Ah. Ciao, amore mio. Sta tranquilla che quando divorzio da tua figlia ti sposo. Mario, ma non ti sembra di essere un poco troppo elegante? No, un normale abito scuro. Che vuoi, dato l'ambiente, non potevo mettermi in chiaro. Mamma, se tu vedessi com'è elegante, c'ho pure il fiore all'occhiello. Bianco? Bianco. Bianco fiore, simbolo di purezza. E sai, dato l'ambiente, è meglio sottolineare certe cose. Passa, mamma. E tiene. Suocerona mia, puoi essere orgogliosa ad avere un genero così puro. Sindy, ma rimane che è tutto sto profumo? Non ti pare di essere un poco troppo frivolo? No, è... un po' di affare così petateve. L'ambiente è piccolo, capisci? La gente è molta, il caldo si fa sentire e mi premunisco. Beh, io verrò molto tardi, Va bene, saluta mamma. Ciao, tesoro numero due! Hai sentito, mamma? In bocca al lupo, Mario. Grazie. Quanto è bella. Mamma, tante volte mi sembra un ragazzino. Per lui è una serata molto importante. È emozionato. Sì, effettivamente sono molto emozionato. Per me questa serata è molto importante. Per noi uomini d'ingegno, queste serate sono come un balsamo ristoratore. Io mi sento come un esploratore sperduto nel deserto che improvvisamente scopre la sua preda. Tra le oasi. E che oasi? Beh, sì, non lo nego, lo spirito ha le sue esigenze, ma anche la carne. La carne arriva subito. Anche...
Li viviamo nei lieti calici. Champagne francese. Sì, io dalla vita chiedo sempre il meglio. Lo champagne lo prendo a Parigi, gli abiti a Londra, gli orologi a Zurigo e le donne. Dove capitano. Cin cin. Buonanotte. Niente, fa finta di niente, guarda me. Perché? E guarda me. Il tavolo del commendator Bartoloni. Quello laggiù, signor, grazie. Lo vedi quello grosso? Che guardi, guarda me, quello è il commendator Bartoloni, mette la morale davanti a tutto, qui salta per aria l'assegnazione dell'appalto per la costruzione. Copriti, mettiti lo scialle, ce l'hai lo scialle? Voltati, guardami! Parliamo fitto fitto. Anzi, tu non parlare, parlo solo io, va. Speriamo che non ci vedano. Oh, caro Marcani. Che sorpresa. Caro Marcani, voglio presentarle padre Carmelo, consulente per la casa. Padre? Oh, lui, già. Sì. Il padre è lei. Volete accomodarvi? No, grazie, abbiamo fissato un tavolo padre, laggiù. La sua signora? Eh? Sua moglie? Sì, mia moglie. Anzi, se permettono, mia moglie e padre... Frate Carmelo. Carmello? Consulente. Il commendator Bartoloni. Presidente del comitato per la protezione della... Giovane, esatto. Piacere. Piacere. Lei è sempre contenta quando conosce qualcuno. Lei si chiama Bartoloni? Sì. Una mia amica aveva un gatto. E dato che il suo fidanzato si chiamava Bartolo, e dato che il gatto era grasso, aveva chiamato il gatto Bartolone. Ah, che bello! Ha qualche buona notizia circa l'appalto? Se lei parla dell'appalto per l'erigenda casa della protezione della giovane, la mia dirittura morale mi impedisce qualsiasi indiscrezione. Capisco perfettamente, ma se lei volesse mettere una buona parola per me... La mia dirittura morale mi impedisce di favorire chi che sia. La sua dirittura morale? La sua dirittura morale... Commendatore? Commendatore? No, dico la sua addirittura morale è fuori discussione. Ma se mi vuol comunicare... caro Marcani, le telefonerò. E mi auguro che lei possa vincere qualsiasi concorrenza. Signora, spero di rivederla molto presto. Con suo marito, naturalmente. Se toccherà a lei, mi raccomando, costruisca una bella casa. Vi assicuro che la mia addirittura morale mi impedisce di costruire case brutte. Bravo. Le telefonerò e penso proprio che le darò una bella notizia. È contento? Per Dio. Per Diana. Per din di rindina. Di nuovo. Cara signora. Di bel nuovo. Che bella coppia. Bella. Bella. Forse è fatta. Bel tipo Bartoloni. Mi piace. Anch'io piaccio a lui. Meno male. Oi, no, è piano con i sorrisi, eh? Ricordati che per lui sei mia moglie. Pronto? Sì, qui casa Marcani. Sì, sono la signora. Come? Scusi, con chi parlo? Ah, il commendatore Amil... Buongiorno, commendatore. No, mi dispiace, ma mio marito non c'è. Ma io speravo che non ci fosse. Se avessi voluto parlare con lui, avrei chiamato in ufficio. E volevo parlare solo con lei, signora. Con me? Mamma mia, ma forse si tratta di qualche brutta notizia che lei non ha il coraggio di dare a Mario. No, signora, si tranquillizzi, per carità. Anzi, spero di darle presto un'ottima notizia. E allora, scusi, perché vuole parlare con me? Perché sono rimasto affascinato. Ma scusi, affascinato in che senso? Affascinato dalla sua bellezza e dai suoi occhi, dal suo sorriso. Ma sta scherzando o dice sul serio? No, signora, ma le pare che potrei scherzare con simili argomenti. Ma lo sa che l'altra sera, quando ho avuto la gioia di vederla, non ho potuto dormire per tutta la notte. Ah, sì. E che, lei soffre d'insonnia? Oh, signora, adesso è lei che vuole scherzare. Guardi, se mi prende in giro non parlo più, No. No, parli. Anzi, la prego. Parli. Mi è rimasta impressa dal primo momento che l'ho vista al ristorante. Al ristorante? Ah, già! Già, al ristorante. L'altra sera? Lei era al tavolo con suo marito. Sì, sì, con mio marito. Dica, dica. Non mi stancavo mai di guardarla. E se non mi sbaglio, anche lei ha notato il mio sguardo. E come no? E non sarei una donna se non mi accorgessi degli sguardi di un uomo interessante come lei. Donna meravigliosa. E mi dica, quando potremo vederci? Questa sera stessa? Commendatore, mi pare che lei corra un po' troppo.
La strada che conduce a una donna è lunga, lunghissima, e va percorsa molto lentamente. Così mi piacciono le donne, intelligenti. Allora ci vediamo alla festa. Le ho mandato l'invito. Sì, sì, grazie. L'abbiamo ricevuto. Grazie molte. Sì? Allora posso contare che verrà? Può contarci. Verrò. E le assicuro che ci divertiremo, commendatore. Lucia? Sì? E sono 3 ore che ti stai preparando, chiusa in camera. Forza, che è tardi! Buonasera, signora. Lucia, ma sei tu? Sì, sono proprio io. E no, e non è giusto. Io ti denuncio. E perché mi denunci? E perché ti denuncio. Quanto tempo è che siamo sposati? 15 anni, Mario. E tu per 15 anni mi hai privato di questo popò di donna. Me l'hai tenuta nascosta. Me l'hai camuffata. E io ti denuncio, Lucia. Vedi, Mario, le mogli purtroppo certe cose o non le capiscono. O le capiscono troppo tardi. Ma rimedierò. Ma rimedi che? Niente. Una cosa che mi frulla per il cervello. Vogliamo andare? Dove? Alla festa del commendator Bartoloni. Ah, c'è. E che Dio me la mandi buona. Che hai detto? No, dico... Lo sai che sei pure buona? Mario, andiamo. Siamo arrivati. Ti dispiace, cara, di aspettare un momento che vado a dire 2 paroline a Bagonghi? A chi? A Tarabitta Yoko, vengo subito. Tarabic chi? Yoko, poi ti spiego. Oh, finalmente. Stai qui. Dimmi, ti ricordi bene quello che ti ho certo, detto? Certo, l'ho anche scritto. Ecco, allora di forza. Io sono tua moglie. Sì. E ti chiami Mario Marcani e hai 50 anni. Vabbè, lascia vedere, vai, forza, di. Non abbiamo figli. Niente. E abitiamo in via Gregoretti. Numero? 33. Brava. E secondo piano, interno 9. Telefono? Hai? 729993. 93, bravissima. Molto bene. Che professione faccio? Il costruttore. Brava. Oh, non so altro. Ah, non fa niente, l'essenziale lo sai. Se qualcuno ti fa qualche altra domanda, tu fai finta di niente, e ti tieni così, sulle generali. Andiamo. Un momento. Ricordati che sei mia moglie. Quindi mi raccomando, massima serietà con tutti. Andiamo. Con tutti. Magari con Bartoloni, un po' meno. Andiamo? Capisco, signora, ma... Oh, signor carissimo Marcani. Commendatore. Signora, è un onore per me averla nella mia modesta villetta. Che seccatura, ho dimenticato le sigarette in macchina. Vado un momento a prenderle. Prego. Mi scusate? L'affido a lei. Stia tranquillo che è in buone mani. E ci creda. Signora, la prego, si accomodi. Scusami tanto, ora sono più tranquillo, ho sistemato tutto. Che cosa? E poi ti dirò. Ma che fai, fumi? Non hai fumato mai? Per darmi un tono, no? Un tono? Andiamo. No, è meglio da questa parte che è più breve. Vieni. Vieni. Dicevamo che... Le ha trovate poi le sigarette? Sì. Bravo. Chi è quello? È un amico. Ah. Sì. Beh? Permette. Permette questo ballo. Con piacere. No, dico, ma... Che c'è? Eccole sua moglie. Ah. Gliela riporto sana e salva. Grazie. Le ho fatto buona guardia. Ballo con mia moglie, eh? Sì, balli, ballo, balli. Balliamo un po' noi. Prego. Un po'. Non avrei mai sperato di incontrare in questa casa una donna affascinante come lei. È stata una meravigliosa sorpresa. E le assicuro che non sarà la sola sorpresa della serata. Ti prego, quando balli con me, non guardare le altre donne. Ho anch'io la mia dignità
In fondo, per il momento sono tua moglie. Stasera non mi parlare di mogli, per carità. Ecco qua, ti siedi, ti riposi un pochetto, io bevo che ho la gola secca. Grazie, grazie. Caro dottor Marcani, come va, eh? Non c'è male. Ha notizie dell'appalto? No, tutto tranquillo. Lei diceva di quell'appalto per la cosa... Che bel pezzo di donna. Che fiancia. Lei la conosce? Sì, così di vista. Dunque, dicevo, quell'appalto... Secondo me quel tipo ci sta. No, guardi che non ci sta. Si è tradito, confessi che ci ha provato. Sì, e lo confesso. Ci ho provato, ma posso assicurarvi che non ci sta. Riprendendo il discorso... Forse lei ha sbagliato sistema, so io come vanno trattati quei tipi là. Ma che ne sa lei? Come sarebbe? E come sarebbe? Sarebbe che le donne sono talmente strane che chi le capisce? Dunque, quell'appalto... Quasi, con quella io ci provo. Dove va? Ma insomma... No, ma sua moglie potrebbe accorgersi... Ma io non ho moglie. Ah, beato lei. Scusate. Su, avanti, la smetta. Non faccia il bambino. No, signora, non parli così, per carità. Lo sa che tra noi potrebbe nascere qualcosa di diverso? Anche l'amore. Su, signora, la prego. La prego, non faccia così. Disturbo? Sì. Ha disturbo? Sì, non ha sentito, la signora ha detto che disturba. Ho sentito, no, volevo chiedere alla signora se mi concedeva questo ballo. Spiacente, ma sono stanca. Eh sì, ma è un ballo lento, riposante. Allora non ha capito. La signora è stanca. Già. Ebbene, scusi, no. Oh, quanto è insistente. Allora. No, per piacere. Signora, ma lei è napoletana. Ah, grazie. A più tardi. Permettete? Mia moglie. Piacere. Ecco. Caro Marcani, scusi signora. Prego. Posso rubarle sua moglie per un balletto? Faccia, faccia. Grazie. Con piacere. Scusi, signora. Prego, signora. Ma non ha detto che voleva rubare tua moglie? Sì, ma sai come sono i commendatori? Sempre distratti, sempre... E allora balliamo noi? No. Anzi, adesso esigo una spiegazione. Ah, vuoi anche una spiegazione? Sì, del tuo comportamento di questa sera. Del mio comportamento. Sì. E vieni, vieni, che te la do io la spiegazione. Dammela. E vieni, vieni. Dammela. Ti giuro che non lo faccio più. Lasciati spiegare come ti ha portato le cose. Fammi piacere. Credi che ci abbia visto? Chi? Tuo marito. Mio marito? Sì, è passato mentre ti stavo baciando. Ah già, lei mi stava baciando. Sì. Ma scalzone, come si permette? Ma io non la capisco, ma... Proprio non la capisco. Ma insomma, lei è una sfinge. Lei è un mostro. Ma che vuole da me? Vuole vedermi forse inginocchiato ai suoi piedi? Vuole vedermi strisciare come un verme? O vuole che io conceda l'appalto della casa a suo marito? Ma se non è che questo, mi dica di sì. E glielo concedo immediatamente. Se io le dicessi di sì, lei manterrebbe la promessa. Lei non conosce il commendatore Bartoloni. Venga con me e vedrà. Lucia, allora? Per questa volta è andata. Ma ricordati che un'altra volta combatteremo ad armi pari. Ah, se è per questo io mi batto per il disarmo. Per favore, tutti nel salone. E che sarà successo? Che ne so. Sarà il solito giochetto di società. Andiamo? Andiamo. Tutti qui, chi più chi meno, siamo interessati all'ente morale per la salvezza della giovane. Qual è il problema che oggi maggiormente ci preoccupa? La costruzione della nuova casa. Ebbene, scopo di questa nostra festosa riunione è appunto quello di comunicarvi il nome della ditta a cui è stato concesso l'appalto. Si tratta di quel valoroso costruttore che risponde al nome di Mario Marcani. Oh, io non ci spero.
speravo, non ci speravo. Si sapeva che sarebbe andata a finire così, è uno scoccio. E perché? Mica è merito di Marcani, è tutto merito della sua cara moglie. E già, con tutto il da fare che si è data con Bartoloni. E così la moglie di Marcani sarebbe una poco di buona. Senta, altro. Lo è, cara signora. Ai tempi d'oggi, signora mia, mantenersi onesti c'è tutto da perdere e niente da guadagnare. Io preferisco non costruire, piuttosto che diventare cornuto. Ecco. Mario, dimmi. Vuoi essere gentile di presentarmi alle signore e al commendator Bartoloni? Oh, volentieri. Signore, commendatore, mia moglie. Dica. Ma lei che crede? Che io non avevo capito? E lei crede che io non avevo capito che lei aveva capito? Ma lei capisce, caro commendatore, che il gioco non poteva durare più a lungo. Non me lo avrebbero permesso, né mia moglie, né la mia dirittura morale. In confidenza, va bene che le donne degli altri piacciono di più, ma nessuno può negare che anche le nostre mogli... dico le nostre mogli così per dire, vero? Insomma, nessuno può negare che le mogli, quando sono in gamba, aiutano a fare carriera. Sempre le mogli degli altri, naturalmente. È permesso? Fermo! Lui, lei, l'altro. I tre angoli del famoso triangolo. Lui è l'angolo perdente. Gli inglesi lo chiamerebbero corner. Insomma, la cosa più difficile per un marito è impedire che la sua donna diventi una donna degli altri. E la cosa ancora più difficile è scoprire di quale altro diventerà. Che c'è? Il piede. Entrate con il piede sinistro, il piede destro porta iella. Ah, già. Accomodatevi, don Marcello. Grazie. Sono venuto a farmi fare le carte, donna Felicita. Veramente, prima di sabato non vi aspettavo. Siete sempre così regolare nel venire a consultarmi. Comunque, alzate. Le avete mischiate bene? Magari, non vi fidate. No, per carità. Voi domani vi sposate. Vi ho mandato anche la partecipazione. E siete venuto qui per sapere se il matrimonio con donna Rossana sarà felice. Ecco, appunto. Sì. Vedo una lunga vita in comune. Molti figli, sì. No. Che c'è, donna Felicia? No, niente. No, donna Felicita, voi lo dovete dire. È una sciocchezzuola, cose niente. No, ma scusate, dovete parlare, ditemi, donna Felicita. Patti chiari, l'avete voluto voi. Ebbene, vostra moglie vi tradirà. Mi tradirà? E non ve la prendete, tanto, vi tradirà una volta sola in viaggio di nozze. E come si dice, subito, cotto e mangiato. Ah. E poi non crediate che vi tradirà con il primo venuto. Anzi, vi tradirà con un uomo importante, un personaggio della cronaca. Ma sempre corna sono. Va bene, ma sono corna, con rispetto parlando, alla faccia vostra, delle quali si occuperanno i giornali, tutti i giornali. Bevi, pignatari, No. A giudicare dalle carte, sembrerebbe un uomo di cinema, un attore del cinema. Un attore del cinema? Sì, appunto. Scusate, don Marcello, ma voi il viaggio di nozze lo fate? Sì, a Roma. Mia moglie ha già prenotato l'albergo. Tutto quadra. Roma è la città del cinema. E vostra moglie vi tradirà appunto a Roma con un attore del cinema. Benissimo. Benissimo un corno. Ma che attore? L'uomo che può farmi uno scherzo simile deve ancora nascere. Parola di Marcello Mancini. Buonasera, signori. Buonasera. Abbiamo prenotato una stanza. Il suo nome, prego? Marcello Mancini. Scusatemi. Pronto, Grand Hotel? Sì, signora, certamente. Il signor Tognazzi è sceso al nostro albergo. Oh, hai sentito? Tognazzi. Stia tranquilla, riferirò al signor Tognazzi che lei desidera un appuntamento. Senti, vuoi vedere che si tratta dell'attore in questo albergo? Lo sapevi, eh? Oh, ma caro, come potevo fare a saperlo? I miei ossequi, signora.
Scusi, signore, mi stava dicendo che aveva prenotato una stanza. Sì. Cosa, io? Non sono mica matto, è stata mia moglie, è stata. Ma, caro, scusi, ma il nostro albergo è uno dei più rinomati. Ma, sarà, ma a me non piace come è frequentato. Figuriamoci, ci sono perfino degli attori. Parlava lei appunto di Ottavio Tognazzi, no? No, Ugo Tognazzi. Ma non vedo... Guardi, mio marito non voleva offenderla, sa. A lui non piacciono gli attori comici perché ha un temperamento drammatico. Ho prenotato la stanza numero 18. Sono mortificato, signora, ma abbiamo dato la stanza numero 18 al signor Tognazzi. Vabbè, io non sopporto simili favoritismi, ha capito? Mi scusi tanto, ma il signor Tognazzi è un nostro cliente abituale e lei mi capisce. Comunque abbiamo provveduto anche per lei. Le va bene la stanza numero 17? E 17? Ma lo sa lei che il 17 porta scalogna? Ma come, è una bellissima stanza simile all'altra e sono sullo stesso piano. Oh, bene, 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 bene. Così potremo vedere Tognazzi. Invece non vedremo nessuno perché ce ne andiamo. Il conto, per favore. Quale conto? Senti, Marcello, ne ho abbastanza. Siamo venuti in quest'albergo restiamo. Se no, prendo il treno e torno da mia madre, capito? Allora i signori restano? Certamente. Ecco a lei i documenti. Sì. Ma i signori sono in viaggio di nozze. Ragazzo? Prego. Accompagna i signori al 17. Prego, da questa parte, signora. Scusi, dov'è la stanza numero 18? È quella accanto, signore. Com'è carino qui. Questa porta dove porta? Porta al bagno, signore. Mi sento un po' stanco. Ah, benissimo. Andiamo subito a letto. A letto? Di già. Ma come, signori, non vanno al veglione di questa sera? Al veglione? Sì, signore, è una festa di beneficenza in costume del 1920, con la partecipazione di Ugo Tognazzi. Tognazzi? Tognazzi. Ma cosa interessa a noi di Tognazzi? Ma ci vada lei al veglione. Noi abbiamo altra cosa da fare. Vada via. Vada via. Io che devo le fare piacere. Vada avanti. Roba da matti, Tognazzi. Marcello. Come fa a piacere un tipo così? Ma guarda, 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 guarda che faccia da iena che ha. E insomma, Marcello, ma che ti prende? E poi Tognazzi al cinema, a te piace vabbè, tanto. Vabbè, vabbè, il cinema è cinema, ma in camera mia non lo voglio vedere neanche in fotografia, è chiaro? Ma... E poi... Oh, scommetto che a te Tognazzi piace. Eh? Sì, come a te. No, 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 come uomo, eh? Beh... È un tipo, eh? Ma che tipo? Ma che tipo? Un tipo da galera, una faccia da quadrumane. Oh, insomma, Marcello, non ti capisco. Mi hai chiesto un parere e te l'ho dato. In fondo non è bello quello che è bello. È bello quello che piace. E io ho sposato te. Allora io ti piaccio. Più di Tognazzi. Sì? Ti dispiace di disfare le valigie, caro? No, le dispo subito. senti, Rossana, t'ha detto niente la mamma? A me no. No? Boh, quella non sta mai zitta, una volta che deve parlare. Boh. Ancora qui? Sono fiori per la signora. Per la signora? Sì. E chi li manda? Boh. Chi è Boh? Boh. Rossana? Sì? Rossana, cos'è questa roba? Ma sono dei fiori, non li vedo. Vabbè, ma chi li manda questi fiori? Tesoro, leggiamo il bigliettino e lo sapremo subito. Oh. Gentile signora. Gentile signora, la prego di accettare le mie vive scuse per averla costretta a cambiare l'appartamento. Mi auguro che questo non turbi la sua luna di miele. La prego di accettare l'invito per il veglione di questa sera. Devotissimo, le bacio le mani, Ugo Tognazzi. Che carino, che delicatezza, che uomo. Ma che cretino. Amore, non possiamo rifiutare, sarebbe scortese. Me ne infischio della cortesia. Tu sei mia moglie, io intendo esercitare subito il diritto di prima notte, chiaro? Oh. Marcello, ma che cos'hai per la testa? Per la testa? Per ora niente. Comunque, senti, te lo dico una volta per tutte, Rossana. Sono io che porto i pantaloni, quindi ho deciso che stasera noi al veglione non andremo. Sei stato veramente carino ad accontentarmi, caro. Mi diverto moltissimo. Ma perché non mangi? È buonissimo, sai. Ma fa
Fai come vuoi. Oh, ti dispiace passarmi il sale? Ecco, guarda, vedi che disgrazia? Vedi che ho rovesciato il sale? Adesso vedrai che mi succede come allo zio Filippo. Mi succede. Ma che cosa gli è successo allo zio Filippo? Era al ristorante in viaggio di nozze. Si rovesciò il sale e la moglie scappò. Con il cuoco del ristorante, hai capito? Ma non vedo l'analogia. Oh, ma caro signore, lei mi getta il sale. Ma come sarebbe a dire? Guarda, guarda Tagliani. Prego, signori, da questa guarda parte. No. Sì, accomodi, venga al tavolo. Vengano, vengano. Sì, venite. Prego. Ecco qui un bel tavolo. Prego, sì, signore. Qui, tutti intorno. Prego, accomodi. Veramente un porco, eh. Andiamo, Marcello, sei l'unico, sai, in questa sala che non abbia capito che Tognazzi fa così per stare al gioco. Vabbè, questi sono giochi che a me non piacciono. Scusa, se quelle signore che sono con lui fossero sposate, eh? Che vuol dire? Staranno al gioco anche loro? Sì, al gioco delle corride, con il toro che c'ha le corna. Oh, ma le insomma, le corna! Signore, lei mi sta... Ma si guardi allo specchio! Ma si guardi allo specchio! Ma vada altrove a divertirsi! Ma che si diverte, vorrei sapere. Ma come si diverte? Sto cretino. Sei uno stupido provinciale, ecco quello che sei. Se io sono uno stupido provinciale, quello è un landrun, Casanova da strapazzo, un pomicione in celluloide. Silenzio! Ma signore, ma lo vuole smettere di... Ma stia zitto, ma vada in brasa. Ma vada a dormire, che è morto di sonno. Con quella faccia da cretino. Via, subito a casa, via. Ah. Ah. Sembra un altro. Stupidella, andiamo, andiamo. No, non mi tocchi. Perché? Quante storie. Non fare la sciocca, via. Ha le mani e gli occhi di un mostro. Mi fa paura. No! Oh, Marcello. Oh! Che succede? Oh, Rossana, sei qui. Che c'è? Ti ha lasciata, eh? Chi mi ha lasciato? Quel... Oh, scusami. Scusami. Marcello, ma lo sai che cominci a preoccuparmi? Aveva ragione la mamma. Mi aveva avvertito. Non lo sposare, è un ipersensibile. È un nevrastenico. Prima le storie per l'albergo. E poi per Tognazzi. E poi per i fiori. E poi per il veglione. E poi ancora per Tognazzi. Ma insomma, vuoi smetterla di nominarlo, sì o no? Io voglio soltanto pensare a dormire. Io voglio dormire. Sì. Ma il viaggio di nozze davvero. Ti dispiace litigare domattina? Vorrei dormire. Ha ragione. Scusi, eh. Buonanotte. Andiamo bene. Buonanotte. Adesso ti metti a fare conversazione con lui in camicia da notte. Sei una messalina. Ecco quello che sei. Messalina. Manda giù queste pillole e dormi. Ne ho abbastanza delle tue chiacchiere senza capo né coda. Giù, dormi. Rossana. 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 Facciamo la pace, eh? Mi ha un bacino. Domani. No, adesso. Buonanotte. Chi è? Sono io, signor Tognazzi. È permesso? Ho dovuto aspettare che mio marito si addormentasse. Ma certo. Va bene.
Va benissimo. Sì, ma la prego. Non mi guardi così. Cerchi di essere più gentile. Mi faccia un po' di corte. La prego. Taci, piccola disgraziata. Vieni qua. Tocchi. Ormai sei mia. Sì, sei la mia piccola preda. Ehi, non dire che tu fuggi. Non puoi. Non puoi scappare. Sì, 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 vieni qua. Vieni qua. Mi lasci. Mi lasci. Mi lasci. Aiuto. Vieni. Sei forte. Aiuto. Salvatemi. No. Sì. Apra la porta! Munizione uccidoide! Apra la porta! O la sfondo a cornate! Taci! Taci, maledetta! No! 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 Ma che c'è adesso? Dov'è? Dov'è lui? Ma chi stai cercando? Sto cercando il tuo amante. Per favore, sbrigatevi a trovare quello che cercate. Vorrei dormire, ho detto. Beh, ha ragione. Scusi, Buonanotte. E buonanotte anche a te, pazzo che non sei altro. Ne ho abbastanza delle tue insolenze. Fuori dal mio letto. Dove vado? Dove vuoi, non mi importa. Ma come faccio, Rossana? Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Lo so io chi è. È vero, Marcello, che lo sai? Ma non finisce qui. Voglio affrontare questo Tognazzi Ugo e vedere il terrore dipinto sulla sua faccia. Finalmente potrò anch'io assaporare le lusinghe dei sensi. Rossana! Rossana! Sempre lui, eh? Adesso ho capito bene. Nella mia camera. È che sospettavo che mia moglie mi tradisse, allora ecco. Davvero? La sua presenza qui mi fa pensare proprio la stessa cosa. Fuori di qui! A noi! Ma guarda che tipo! Ti ha spaventato, cara? Oh. Cosa volere? Io moglie, cercare moglie! Mia moglie è stare a Catanga! A Catanga? Sì, a Catanga! Ci siamo truccati, signor Tognazzi! Io no, signor Tognazzi! Signor Tognazzi? Essere andato via! Avere detto che qui essere tutto pieno di pazzi! A sì, tutti pazzi! E deve che non sia con nuova pazza! A Catanga 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 con nuova pazza! A Pronto? Sì? No, sono la signora. Come dice? Ah, una telefonata per mio marito da Saracinesco. Ah, è una donna. E vuole parlare soltanto con lui. Chiama più tardi. Grazie, grazie, benissimo. Sì, sì, riferirò, grazie. Arrivederci. Ah, sei qui. Amore mio, amore, 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 scusami per quello che ingiustamente avevo sospettato di te, di te e di Tognazzi. A
proposito, sai che Tognazzi è partito? Ah, sì. Sì, nella stanza accanto adesso c'è un negro. Sì. Sei tu che sospetti di me. E io stupida e ingenua non aver capito che era tutta una messa in scena. Do un bacetto a Marcello tuo. Ma che bacetto? Sono una donna onesta, ricordatelo. Tu invece stai lì a fare l'Otello da pupetti. E anche in luna di miele ti fai telefonare dalla tua amante di Saracinesco. Io un amante a Saracinesco, ma... Senti, cara, qui c'è un equivoco. Adesso vedrai che questo signore mi telefona e ti accorgerai che è innocente. Senti, la cosa. Caro, per quello che importa a me. D'accordo, signor Pietrangeli. Se qualcuno la cerca al telefono, dirò che lei è al campo da tennis. Dovere. Ma è Pietrangeli il campione di tennis? Sì, signora, è il nostro ospite e sta allenandosi giù al nostro campo. Senta, per favore, ha ritelefonato quella signora che... No, non ancora, ma sarà questione di minuti. Sì? Ah, è per lei. Senti, caro, mentre telefoni, io vado a vedere Pietrangeli che si allena. Vabbè. Dov'è il campo? Ragazzo? Sì? Accompagna la signora al campo da tennis. Sì. Prego, signora. Pronto? Sì, sono io. Ah, è lei, donna Felicita, che c'è? Don Marcello, mi ero sbagliata. Sì, a proposito delle vostre corna, con rispetto parlando, di cui si occuperanno tutti i giornali, vostra moglie non vi tradirà con un attore del cinema, bensì con uno sportivo, sì, un campione sportivo. Don Marcello? Don Marcello? Uè, Don Marcello, mi sentite? Un campione sportivo. Oh! Ehi, tu! Che ce l'ha con me? Sì. Dica. Senti, hai visto mia moglie, quella signora bionda? E come non ho vista quella con quel... Beh, non scendere in particolari. L'hai vista sì o no? Sì, l'ho vista, ma adesso è andata via. E dove è andata? È andata con Nicola Pietrangeli, dottor. Un po' in pineta. Boh. Guardando cammini a cornuto. Già lo sanno. Eh sì, poverino. Se voleva qualcosa ad alta fedeltà, doveva comprare un disco invece di prendere moglie. Ma intendiamoci, per buona fortuna non tutte le mogli sono così. Per essercene qualcuna ce n'è. Ma per fortuna si tratta in ogni caso delle mogli degli altri. Eh sì, al giorno d'oggi tutto è sofisticato, dagli uomini che non sono tali al formaggio fatto con i bottoni. E il consiglio migliore per non correre rischi è quello di cercare prodotti genuini, nature, come dicono i francesi. Soprattutto le donne, sì signori, purché naturalmente siano le donne genuine degli altri. Guarda che bello qui. E fermiamoci laggiù. È meraviglioso. 10 giorni quassù, noi due soli, al contatto vivo della natura. Faremo un bagno di bellezza e di salute. Aria, ozono, clorofilla. Non è stupendo? Mo. Sì, lo so che star solo con me ti annoi. Lo so che preferisci andare al mare in vacanza a fare il cretino con tutte quelle donnine seminude. Tu se non sei in mezzo alle donne, non ti diverti? Ma che t'avrà dato la natura per farti sentire questa odiosa inclinazione? Ma. E non stare così sdraiato sull'erba che c'è umidità, fai ginnastica. Ma perché? Ti sembra che ne abbia fatta poca di ginnastica per arrivare in questo posto da trogloditi? Qui non c'è anima viva. Questa è una zona ancora vergine. Appunto. Dovrebbe piacerti di più, no? Ma io voglio passare le vacanze. Non voglio fare l'esploratore. Sì, lo so, uno contempla la natura. Oh, oh, che bella natura. Ecco, l'ho contemplata. Adesso cosa faccio? E adesso mi aiuti a preparare la cena, che sono le 7. E dove? Ma come dove? Nell'auto chioccioletta, no? Cammina! Scusa, ma secondo te dov'è lo spazio per mangiare? Ma in sala da pranzo. Ah, perché? C'è un'altra stanza? Ma no, tesoro, qui tutto è automatico. Basta premere un bottone e tac, tutto si trasforma. Vuoi la saletta da pranzo? Vieni, vieni. Premi il secondo bottone. Oh, no, ho sbagliato. È il primo. Ah, il primo? Sì. Oh, ma qui ci deve essere un contatto. Sì, l'ho sentito qui sul cervelletto. Lasciami ricordare. No, forse è meglio che legga. Vediamo le istruzioni.
Dunque, l'autochioccioletta contiene saletta da pranzo, saletta da soggiorno, cucinetta e camera da letto. Può ospitare comodamente 6 persone se si seguono le seguenti istruzioni. Primo, introdurre una carica di dinamite facendo saltare in aria la chioccioletta. Secondo, andare in un comodo albergo vicino al mare ed ivi prendere alloggio. Ah, quanto sei divertente! Dunque, per avere la saletta da pranzo, premere il terzo bottone. Hai sentito questo? Terzo. Sì. Sempre nello stesso punto. Io non riesco a capire che cosa serve quella sicella lì. A rincretinirmi, cara. Per questo non ce n'era bisogno, sai. Deve essere la tua presenza che non fa funzionare niente qua dentro. Guarda, è meglio che tu vada a fare un giro di esplorazione, sai. Vedrai che da sola farò in un minuto. Vai, caro, vai. Sì, sì, vado. L'angolo dell'agricoltore, consigli utili. Miei cari amici, se dovete mettere a coltivazione un terreno fertile ma boscoso... E non lo concimate con i fosfati ricavati dal cadavere di vostra moglie bruciata viva nell'autochioccioletta, siete dei cattivi agricoltori. Partito Nazionale Fascista. Vuoi vedere che qui ancora non sanno che è caduto il fascismo? Oh, il fiume. Pardon, ma io non sapevo. Vada via, lei non può stare qui. Sì, sì. Ma scusino, loro sono vere o sono delle allucinazioni? Per favore, se ne vada. Ma non sono mica un delinquente. Permettono Arnaldo Parodi. Ma guardi, inutile si presenti, sa? Lei se ne deve andare. Ma perché? Perché è vestito. Ah, sì, capisco. Come? Qui non stare bene vestiti così. Ma non vorranno mica dire che ci vuole ancora la camicia nera. Ma no, no, qui bisogna stare nudi. Nudi? Ma scusi, lei non ha letto il cartello? Certo, Partito Nazionale Fascista. Ah, ho capito, nudi alla meta. Oh, ma no, parco nudista femminile. Come? Loro sono nudiste? Oh, non avevo ancora capito. Ulala! E sono nude? Certo. Ma proprio nude nude? Nudissime. No, io non ci credo. Ma se glielo diciamo a noi? Io non ci credo lo stesso. Se vuoi guardare, guardi pure. Sì. Ma Doro ti ha vestito. Beh, se per dare un'occhiata posso anche spogliarmi. Arnaldo! Ma non senti che la chiamano? A me? No, no. Ma non ha detto di chiamarsi Arnaldo? Arnaldo, sì. Sua moglie. Come? No, è mia madre, una cara vecchietta che ho portato qui a respirare l'ozono. Dicevo, se io venissi qui più tardi, basta che io sia nudo per... Sì, però dopo tramonto. Lei deve pagare quota di iscrizione e riempire questionario. Vogliono vedere bene chi entra qua dentro. Sì, dico, ma quando uno è nudo, eh? Allora, a stasera, eh? A stasera. Bye, bye. Bye, bye. Arnaldo! Arnaldo! Ma Arnaldo! Ciao. Ma che fai lassù? Io stavo cercando i pinoli. I pinoli su una quercia? E infatti non l'ho trovati. E allora perché sei salito? Beh, non si sa mai, sai, con i progressi che ha fatto l'agricoltura, eh. Ma, cosa guardi? La ruota è dall'altra parte, guarda l'anno. Guarda come dondolo, guarda come... Ecco, sei caduto. Guarda, guarda! Non è niente, corri, corri, corri. Ecco, vedi, vedi la ruota laggiù, guarda sempre davanti. Corri, corri. Ecco, vieni. Non è meraviglioso qui? Sì, molto. Hai visto quante more? No,
però ho visto certe bionde. No, ti prego, smettila di far dell'ironia. Lo so che non ti va di star solo con me. Ma no, no, anzi, mi comincia quasi a piacere. Ecco, lo vedi che sei nervoso? Ma no, su, siediti, riposiamoci un po', eh. Ecco qua. Hai una luce strana negli occhi. Non lo so, ti ho proprio rovinato le vacanze. Ma no, no, forse appena arrivato esageravo. Ma adesso mi accorgo che è piacevole vivere così allo stato brado. Con questa bella natura vergine, mi mette addosso un frisson. Lo dici per mettermi in imbarazzo? Ma ti dico di no! Ecco, lo vedi che sei nervoso? Ma non è vero, sono calmissimo! Ma lo vedi come reagisci? Ed è stata tutta colpa mia. A volte ne sono egoista, non dovevo portarti qui a passare le vacanze. Armando? Eh? Sai cosa facciamo? Riattacchiamo la roulotte e andiamo a Santa Marinella. No, no! Perché? No, dico, è tardi, oramai dormiamo qui. Così vedo. Se stanotte mi trovo bene, possiamo anche rimanere, d'accordo? D'accordo. Adesso andiamo a mangiare. Che cosa mi hai preparato di buono per la cenetta? Niente di speciale, amore. È tanto scomodo cucinare qui. Scusi. Lo spezzatino. Oh, quanto mi piace. La saletta tutta apparecchiata. Avevi ragione, sai, è veramente grazioso. Lo dici sul serio? Ma certo, tesoro. Ah, questa clorofilla mi ha messo addosso una fametta da lupo. Sì? Però fa un po' caldino qua dentro, eh? Ah, niente paura, amore. C'è il ventilatore, quarto bottone. No, un momento. Vai. Guarda, laggiù c'è la roulotte. Andiamo a vedere. Ma sì, è la loro. Facciamo una bella cosa. Lasciamo qui la macchina, pigliamo la scorciatoia e gli facciamo una bella sorpresa. Sì, andiamo, andiamo. Andiamo. Il guaio è che adesso non abbiamo più piatti. Ma pazienza, vuol dire che mangeremo nella pentola. È più divertente, non ti pare? Ma io mica voglio di cucinare un'altra volta. Ah, hai perfettamente ragione. Lo dice anche il proverbio. In montagna non si magna e nemmeno ci si lagna. E ora che facciamo? È semplice, andiamo a dormire e ci addormentiamo subito, subito. Ma se sono le 7 appena l'imbrunire. Proverbio clinico. Chi va a letto all'imbrunire di salute vuol morire. Figurati, se mi ho dormito a quest'ora. Che cosa sono, una gallina? Ma sei un bel tipo, tu sai, a dormire. E invece ti devi addormentare ad ogni costo. Perché? 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 Perché siamo venuti qui per riposarci, per rilassarci, eh? Adesso ti do 2 pastigliette di Gardenal, eh? Cosa? Ma sì, anzi no, guarda, te ne do 4, così ti fai una bella dormita. E poi domattina decidiamo qualcosa. Oddio, non saranno le notizie. Ai! Ma non hai sentito chiamare? No. Ma come no? Ma lo senti? Ah, questo? È il vento. Ma che vento? Questa è una voce di donna. Fammi passare. Dove? Ma fammi passare lì alla finestra. Sì, sì, alla finestra. Un momento. Arnaldo, sai chi c'è? Chi? Gli Stefanutti. Ah. Sei contento? No. Avanti, vieni a salutare. Su, vieni, su. Dai. Oh, Giulia, che sorpresa. Come stai? Stai bene? Ragioniere. Ah. Ciao, stai bene? Mi ha fatto male la macchina. Sì, sopra le curve. Poverino. E tuo marito? Eccolo. Conosci gli Stefanutti? No. Io sono Giulia. Cere. Io Guido. Ah, lei è l'autista. Ma no, Guido è il nome del marito di Giulia. Ragionier Guido Stefanutti. Ma mi scusi se ero sopra pensiero. Per carità. Ma state mangiando? No, abbiamo appena finito. Sì, sì, una cosa rapidissima. Allora ti aiuto a sparecchiare. Oh, ho già fatto anche quello. Ma come diavolo avete fatto a trovarci? Ah, è stato facilissimo. Io da bambino ero nei Boy Scout. Sono l'ottimo cercatore di piste. Allora che cosa facciamo? Venite con noi a Santa Marinella? No, no, andate voi, noi restiamo qui. Tra l'altro non mi sento nemmeno bene. Ma che cos'hai? Se prima hai detto che stavi benissimo. Sì, lo so, ma adesso ho dei brividi. Non so, qualcosa sullo stomaco. Si vede che è agitato, sa? Sì, sì, ma dopo passa. Appena ve ne siete andati mi metto subito a letto. E mi dico, non è mica prudente stando male a star qui soli in mezzo a questo deserto. Beh, ma perché soli? Potreste rimanere qui con noi. Ma dove? Nella roulotte? Ma no, è impossibile. Perché è impossibile? Venite a vedere.
L'auto chioccioletta può ospitare comodamente 6 persone. Noi siamo in 5, perciò... Si potrebbe chiamarne un altro. Prego! Grazie. Ma c'è proprio tu. Guarda, mamma, c'è anche l'estintore. Metti sì. Tutto a fare. Lascia stare, amici, non toccare. Permesso. Ah, prego, prego. Grazie. No, 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 lascia passare. No, e lei ci sta? Beh, quando capita. Oh, ora il più è fatto. Adesso è questione di organizzarci. Le cucette ci sono, le coperte lo stesso. Non è vero, Arnaldo? Arnaldo? Ma cosa pensi? Alle sardine. Ma non ha mangiato? Sì, ma non le digerisco. Ma se sta vicino alla finestra può farle male, sa? No, no, guardi che io sto benissimo. No, lei è un po' pallido. Forse ha qualcosa sullo stomaco. Forse. E le fa male? No, anzi... In ogni modo, Arnaldo, passa di qui vicino al coso, qui alla ragioniere, che lì ci sono le correnti d'aria. È una parola, bisognerebbe sgonfiare le gomme. Ma cosa c'entra le gomme? Basta leggere le istruzioni, no? Dunque, capitolo 146, convivenza in 5. Paragrafo 8. Come spostarsi dal punto X al punto Y. Vedi che c'è tutto? Se la persona A vuole spostarsi al posto della persona E, occorre, primo, che la persona E entri nella cuccetta beta. Chi è? Presente. Bene, allora si corichi nella cuccetta beta. Vale. Da questa parte, qui sopra. Vai, vento, caro. Un pochino più svelto. Ecco, è questa qui. Allora, apriamo. Sì. Fai piano, eh? È un po' strettino. Aspetti, l'aiuto io a capire. Come si chiama, caro? Adesso chiudiamo, eh? Chiudere. Va bene. Vediamo un po', dunque. Secondo, la persona D si corichi sulla cuccetta alfa. Chi è D? Presente. Ah, sei tu, allora vai qui sopra. Sopra. Ti aiuto io. Aspetta. Oppala, là. Aspetta, ti aiuto io. Ecco, così. Sbagliati. Sei comodo? Vediamo un po'. Dunque, terzo. La persona B va nella cuccetta gamma. Chi è B? Io. Nella cuccetta gamma. E quale è questa? Sotto. Sì, qui. Ecco, benissimo. Quarto, la persona C, che sono io, si scambia di posto con la persona A. Vieni qua che io vado là. Beh, a questo punto io potrei anche andare a fare due passi, no? Non farlo spiritoso, tutti a terra. A terra! Su, vieni qua. Avete visto com'è semplice? Ah, mi sembra anche di stare più larga. Esatto, perché ci si fa l'abitudine. E pensare che mio marito non vuole. Ma a proposito, suo marito non era qui con noi? Sì, sembra anche a me. Amedeo, papà, non era qui con noi? Sì, in macchina c'era. E allora l'avrete lasciato in macchina? No, mi ricordo che quando è entrata ce l'aveva. Se ce l'aveva lo ritrova, qui non va perso niente. Com'era fatto? Un uomo maturo, alto, grosso, fronte spaziosa. Porta sopraccigli? Sì, li porta. Allora guardi, non so se lui, ma un tipo uguale l'abbiamo messo nella cuccetta beta. È vero, quando abbiamo fatto la manovra dello spostamento... Allora leviamolo subito. Ho paura che sia troppo tardi, oramai sarà deceduto, ma se vogliamo provare... Oh, sì, proviamo. Ecco, prendiamo la bara. Eccolo, povero caro. Come sta? È disteso. Che scoperta, domando se è vivo. Sì, è vivo, boccheggia. Aria. Ci vorrebbe dell'acqua. Aria. Beh, ma portiamolo fuori. Non è facile. Perché? Per spostarsi dal punto X alla porta Z, o lo rimettiamo nella cassa o lo buttiamo fuori dalla finestra. Oh, povero Guido, non si può avere un po' d'aria? Ma sì che si può avere, certo che si può avere. Basta far funzionare il ventilatore, vedrai che gli farà bene. Aria. Ecco così, gli ha fatto proprio bene. Ma come gli ha fatto bene? Non chiede più aria. Per forza, è svenuto. Distendiamolo qua nella cuccetta. Quale cuccetta, alfa, beta o gamma? Oh, spiritoso. Ma chi è che mi tocca le gambe? Sono le sue, mi scusi, credevo che fossero quelle di suo marito, pardon. Papà, vuole l'aria! Tieni fuente! Fermi tutti! Niente paura! Permesso! Mamma mia! Allora, vogliamo mettere i voti per sapere chi vuole andare a Santa Marinella, eh? Come? Lei vuole stare in questa trappola infernale? Ma le dirò, io non mi trovo mica male. C'è calma, serenità. No, guarda, per favore andiamo. Comincio a odiarla, questa roulotte. Ha ragione la signora, però oltretutto è anche molto tardi, no?
Io sono già pronta. Ecco, allora facciamo una bella cosa. Voi andate avanti, noi attacchiamo l'orologio alla macchina e vi raggiungiamo in albergo. Allora, appuntamento al Miramare. Ecco. Annalisa, perché non vai con i signori? Ma veramente, amore, io... Ma no, cara, vai. Davvero non ti secca? Ma no, lo sai. Arrivo, ci vuole quasi un'ora a preparare la roulotte e poi io vado molto piano. Ah, lei va piano? Sì, a passo d'uomo. Beh, senta, perché non mi porta il bambino? Sa, lui soffre un po' le curve. Le dispiace? Sì, mi dispiace. Come? No, volevo dire, sa, la roulotte sbanda paurosamente. Sembra di stare su un mare in burrasca. Davvero? Sì, un mare. Sì, beh, allora... Eccomi... Ciao, amore, ciao. Ciao. Mi raccomando, sii prudente, vai adagio. Sì, sarò una lumaca. Farò un po' tardi, non m'aspettare, non stare in pensiero. Tra 2 chilometri siamo sulla strada buona. Che bello. Un'ora e mezza e arriviamo al mare. Sì. Ciao. Arrivederla, stia bene. Ciao, di nuovo. Arrivederci. E adesso dai che nuotatine ci faremo. Ciao, amore. Arrivederla, arrivederla! Ciao! Sera. Sera. Poco fa ho parlato con 2 signorine e mi hanno detto che anch'io avrei potuto prendere parte al campeggio. Sì. Per non perdere tempo, mi sono subito vestito da nudista. Venga, l'accompagno dal capogruppo. Grazie. Lo sa che oltre alla quota deve riempire un questionario? Sì, sì, so tutto. Bene. Scusi, come mai prima c'era scritto PNF e adesso c'è scritto PNM? Perché è sabato. Ah, perché il sabato i fascisti diventano monarchici? No, no, il sabato finisce il turno delle femmine e comincia il turno dei maschi. Come sarebbe? E adesso? Ci sono solo uomini. Perché? Ha paura? No, no. Ma le donne? Le donne si sono trasferite a un altro campo laggiù. Ma insomma, che fa? Vuole entrare? Ma che sei matto? Oh, ma guarda che tipo. Roba da pazzi. Mannaggia la miseria. Ma guarda un po' che mi doveva capitare. Che faccio io adesso? Ah. Adesso... cosa mangio? Capirai, tutte scatole qui. E chi le sa aprire le scatole? Ah, queste mogli che lasciano soli i mariti, ma come si fa? Qui? Sì, ma che sei matta? Auto chioccioletta, vacanza perfetta. Saletta da pranzo. Ah! Annalisa! È proprio vero che gli uomini non si conoscono mai abbastanza. Ma perché? Cosa ho fatto io? Ma cosa c'entri tu, poveretto? Guido, il marito di Julie, sai cosa ha fatto? Con una scusa, ha fatto guidare la moglie. Lui si è messo dietro vicino a me e ha cominciato a fare il cretino. Ma no, quell'imbecille grosso sì, lì. Lui. Amico tuo, eh? Io vorrei sapere perché per voi altri uomini la donna degli altri è la più bella. Non per tutti gli uomini. Per me tu sei la più bella. Sai, tesoro, ero veramente solo e non sapevo cosa fare. Hai proprio ragione tu, sai. Come si fa a pensare alle altre donne? La fedeltà trionfa. Come l'assassino torna sempre sul luogo del delitto, così il marito torna sempre dalla legittima consorte. Come si fa? Sai... beh, io vado a fare un po' di legna, A fare la legna? Sì, sai, la notte fa freddo qui. Ma guarda un po' quel mascalzone. Come si fa a pensare alle altre donne? Ma sì, abbiamo scherzato. Noi andare dietro alle donne degli altri. Tutte calunnie. Gli uomini, gli italiani soprattutto, sono fedeli, anzi, fedelissimi. Prendete me. Ho un solo amore, mia moglie. Non amo che lei, non penso che a lei, non vedo che...
Pardon, vado a fare anche un po' di legna. Bambine.